Buongiorno a tutti, 30 maggio 2019 è uscito un interessante servizio di Claudio Messora, conosciuto come BioBlu, sul professor Giacinto Auriti. Ne ho tratti alcuni secondi, secondo me particolarmente significativi, che ora vi farò sentire. Ecco, questo punto appunto è molto importante, cioè la creazione di moneta deve essere seguita dalla distribuzione ai cittadini appunto di questo reddito che deriva esattamente dalla creazione stessa di moneta. Il concetto della cosiddetta moneta debito, moneta credito, può essere inquadrato meglio se si pensa che appunto il valore della moneta è data da una convenzione della società, la quale si impegna sostanzialmente a scambiare beni, servizi, lavoro in cambio di questa moneta. Quindi, in sostanza, la moneta nasce come una passività della società nei suoi confronti, che deve essere controbilanciata dal fatto di poterne appunto disporre. Così che la passività della società nei confronti della moneta che ne riconosce il valore è compensata dalla attività, dal credito della popolazione che la riceve al momento dell'emissione. Questo è il punto. Questa passività di riconoscimento della moneta, insieme all'attività di ricezione di questo simbolo monetario da parte della popolazione, fa sì che attivo e passivo si bilancino e la gente possa disporre di questo mezzo senza che ci sia una parte della società che si avvantaggia in maniera spropositata e ingiusta. Questo concetto, che naturalmente Auriti giustamente contorna anche di motivazioni filosofiche, religiose, eccetera, trova appunto una giustificazione contabile se si considera che la moneta è una passività della popolazione che ha diritto anche alla parte attiva. Quindi il creditore è anche debitore nello stesso momento e l'effetto è un gioco a somma zero. Diverso naturalmente il caso in cui questa passività venga in maniera truffaldina attribuita alle stesse banche, cioè quello che oggi succede, le banche quando creano moneta ne indicano il valore al passivo come se fossero loro che devono pagare per questa moneta, mentre in realtà è la società e quindi le banche si appropriano della passività della società nel loro bilancio in modo da abbassare fittiziamente i profitti che sono appunto il signoraggio che deriva dalla creazione di questa moneta. La soluzione individuata da Auriti è quella che ristabilisce il pareggio in bilancio, se vogliamo, il pareggio in bilancio della società nei confronti della moneta e trova giustificazione anche in un recentissimo paper della stessa banca centrale olandese che vedete a fianco, poi vi invierò, metterò il link sotto al video, che parla appunto delle politiche monetarie e dell'1% della popolazione. Le prove dopo un secolo di storia dell'economia moderna dimostrano che solo l'1% si è avvantaggiato dalle politiche monetarie tradizionali, antiquate, osiamo dire, che sono state appunto confutate a suo tempo da Auriti e oggi infatti, questo esperimento che sta andando avanti dall'8 aprile del 2019 del reddito universale si ripropone evidentemente di rendere realtà la proposta del professor Auriti, cioè di assegnare alla popolazione in tutto il mondo
la moneta all'atto dell'emissione. Questo è il reddito universale, praticamente è proprio il reddito di cittadinanza di cui parlava Auriti, incondizionato, non dato in cambio di un lavoro, ma dato in cambio della passività che la società stessa riconosce nei confronti dello strumento monetario. Bene, per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.